Salve a tutti, sono il dottor Andrea Militello. In questo video parleremo di come la prolattina alta può interferire, può rallentare la fertilità nell'uomo, può rallentare la spermatogenesi. Salve a tutti, come ho scritto nel blog che esce proprio oggi sabato mattina sulla rivista online Tag Medicina, la prolattina alta, la iperprolattinemia, può interferire nell'uomo su due grossi sistemi: la produzione di testosterone, ma ancora non del tutto codificata, la produzione di spermatozoi. Quindi la prolattina alta potrebbe essere una delle cause della ridotta fertilità maschile. In questo articolo, in effetti, vado un attimino a riproporre un interessante lavoro pubblicato proprio a marzo del 2021 su PubMed, dove gli autori hanno evidenziato come in una corte molto importante di persone seguite dal 1999 al 2018, quindi anche per tanti anni, la ridotta fertilità maschile si poteva associare a quadri di iperprolattinemia e si è visto come effettivamente in una buona percentuale di persone e di uomini affetti da oligoastenoteratozoospermia, quindi alterazioni del liquido seminale, si venivano a trovare alti livelli di prolattina, 35 volte talvolta, quelli che sono i valori superiori, talvolta invece con valori ai limiti superiori, ma non così drammatici. La prolattina alta, non dimentichiamoci, può derivare anche da un tumore dell'adenoipofisi, anche da un adenoma dell'ipofisi, quindi è importantissimo assicurarsi di questo quando i livelli ripetuti continuano ad essere alti. Io mi occupo di anti-aging e mi occupo anche un pochettino di quello che è il mondo nutraceutico e farmacologico nello sport, spesso per il recupero di alcune alterazioni che i farmaci creano nell'asse, e effettivamente alcuni anabolizzanti, i 19-NOR, hanno un'azione simile. E progesterone, diciamo, anche se su questo dovrò fare un video perché non sono loro ma dei loro derivati, e andando quindi a stimolare la secrezione di prolattina a livello ipofisario, e la prolattina, probabilmente per un feedback negativo, per una inibizione, diciamo così, dell'asse, provoca una riduzione del rilascio di gonadotropine. Sappiamo che l'LH stimola il rilascio di testosterone e l'FSH stimola la produzione di spermatozoi nell'uomo. Quindi è chiaro che se io ho una prolattina che mi inibisce il rilascio di questo LH ed FSH, avrò una riduzione di testosterone e una riduzione della produzione di spermatozoi. Questo studio lo ha documentato, quindi ha reso certa questa condizione. Quindi non dimentichiamoci, quando nella coppia infertile l'uomo si decide a fare il suo spermiogramma e si decide a fare insieme allo spermiogramma gli esami del sangue, essenzialmente testosterone ed FSH, non dimentichiamoci invece di inserire sicuramente i dosaggi della prolattina. Personalmente faccio aggiungere sempre anche i dosaggi del TSH per la funzione tiroidea, la vitamina D, e qui si entra su un mondo non da tutti conosciuto, anche gli estrogeni e il progesterone, che sono ormoni nella nostra mente femminili, sono invece presenti nell'uomo e devono essere dosati, perché una loro carenza può alterare numerosi meccanismi metabolici del nostro organismo. Comunque non dimentichiamoci di dosare la prolattina, perché una prolattina alta può inibire il rilascio di testosterone e la produzione di spermatozoi, e una cura farmacologica nei casi di iperprolattinemia non legati a malattie tumorali potrebbe riportare la prolattina alla normalità, togliere la sua inibizione e migliorare la produzione di spermatozoi, guarendo quindi un quadro di infertilità maschile. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo blog e al prossimo video.